questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video, ma oggi non parliamo di Zero Waste. Oggi parliamo di... facciamo un Italy vs Canada, perché non ne faccio da un casino di tempo. Non so se la gente continua ancora a seguirmi per le cose per il Canada, però per chi fosse nuovo qua, il mio canale è nato così, perché ho iniziato a parlare della mia esperienza canadese, ho iniziato a parlare delle differenze tra l'Italia e il Canada, però giustamente a un certo punto queste differenze finiscono, però ogni tanto mi vengono in mente cose a caso, che non so se possono interessare le persone o meno, però per alcune cose potrebbero, se avete intenzione di venire a vivere qua, potrebbe essere interessante da sapere, altrimenti è solo un video su curiosità sul Canada. E in particolare, curiosità sulle case canadesi. Io ho fatto una lista di alcune cose, che adesso vado a vedere perché non me la ricordo, di case, di le cose diverse nelle case canadesi. Questa cosa mi è venuta in mente perché stavo parlando con lui l'altro giorno e mi sono ricordata del fatto che lui diceva che quando è venuto in Italia la prima volta, la cosa che più l'ha sconvolto è stato il fatto dei bagni, cioè del rubinetto, come si chiama? Il rubinetto, no, si chiama rubinetto? Insomma, da dove esce l'acqua per quando ti fai la doccia, che era troppo basso. Praticamente il livello dell'acqua per lui, vabbè, lui è 1,90 m, quindi capiamolo, è un gigante. Però, tipo, in Italia veramente è vero che come si chiama? Rubinetto? Vabbè, io lo chiamo rubinetto, poi voi ditemi come si chiama quella cosa. Era a questo livello là. Cioè, a lui arrivava l'acqua qua, quindi tipo per lavarsi i capelli lui doveva fare tipo gli squat. E questa cosa mi ha fatto ridere perché questo effettivamente è vero. Nei bagni delle case canadesi tutto è più alto. In generale trovo che proprio anche i soffitti siano un pochino più alti, poi dipende da casa a casa, da appartamento ad appartamento, però questa cosa mi ha fatto ridere perché quando è venuto in Italia veramente mi sembrava la scena di Gandalf che entra nella casa degli Hobbit e tipo sbatte contro tutte le cose. Just tea, thank you. Ecco perché ho deciso di fare questa lista, questa che vi ho detto delle docce è solo un extra per raccontarvi un piccolo aneddoto, bon, perfetto. Primissima cosa che voglio dire qua in Canada è il fatto che se avete visto tutti i film americani sapete benissimo che quasi tutti sono in casa, tutti vivono in una casa enorme e questi film quando ero piccola mi davano sempre l'impressione che tutti fossero ricchi solo perché il fatto che avevano una casa, quindi era tipo sempre una casa, milioni di stanze, case enormi a due piani eccetera eccetera. In realtà qua in Canada è normalissimo che quasi tutti abitino in casa, pochissima gente abita in appartamento, quindi quasi tutti hanno la casa. Non sto dicendo che avere la casa ti costa meno di avere un appartamento, ovviamente no, però riguardo ai prezzi, io per esempio ho lavorato anche in un'agenzia immobiliare, quindi alle volte vedevo tanto i prezzi tra gli appartamenti e le case, giustamente dipende sempre dalla zona, quindi un appartamento in centro città può costarti una follia come pure una casa, però piuttosto che prendere un appartamento in centro città, se ti prendi una casa un pochino fuori, ti viene a costare tipo quasi la stessa cosa, quindi come sempre, come in tutti i paesi, cambia sempre da zona a zona e giusto così, però... quasi tutti abitano in casa, io non ho ancora conosciuto qualcuno che effettivamente abitasse in appartamento, perché qua è normale che tu vai via di casa quando sei giovane, vai in appartamento, vai in affitto, quando sei studente o anche quando non sei studente stai comunque in affitto, quindi è molto più normale fare questo passaggio dal casa dei genitori, appartamento in affitto e poi casa proprio. Quindi diciamo che c'è meno gente che abita in appartamenti piuttosto che in case, ma è anche vero che i canadesi sono molto, come si dice, amano tanto fare le cose manuali, amano tanto costruire cose, quindi per loro la vita in appartamento è una vita quasi considerata da studenti, quindi non è una cosa che loro trovano sia una cosa normale, cosa che invece noi in Europa è normalissimo, quasi tutti vivono in appartamenti. Dove volevo arrivare con tutto questo ambarabacicicocò? Volevo dire che qua in Canada non ci sono tanti blocchi di appartamenti, nel senso... cioè, ci sono i blocchi d'appartamento, ci sono i blocchi con tanti appartamenti, però almeno qua in Quebec, parlo solo per il Quebec, giustamente perché io non sono ancora stata in altre, cioè non ho vissuto in altre province del Canada, dove vivevo prima, per esempio, che era Sherbrooke, era una città molto più piccola rispetto a Montreal, c'erano pochissimi appartamenti, cioè blocchi enormi di appartamenti. Il blocco più enorme in cui io ho vissuto è stato un blocco fatto di 10 appartamenti. Tutto qua era tipo una cosa come...
tre piani forse, con tipo tre appartamenti o quattro per piano, una cosa simile, quindi era veramente un piccolo blocco, e per loro già era enorme. Qua a Montreal invece io vivo in quello che loro chiamano logement, che è praticamente una specie di duplex, alle volte triplex, alle volte sono fatti anche di 4 o 5 appartamenti, quindi sono dei piccoli edifici fatti di non più di 4 appartamenti, non più di 6 appartamenti, se non mi sbaglio, perché loro considerano anche il piano terra come abitabile. Terribile, questa è una cosa terribile, infatti anche questa. Quindi io vivo in una specie di, in quello che loro chiamano logement, che praticamente è una specie di edificio fatto non più di 6 appartamenti. Per esempio, quando ero studente a Sherbrooke ho abitato in un logement che ne aveva 3, aveva 3 piani, quindi c'era un appartamento per piano. Qua invece siamo in 4. Siamo 4 appartamenti, quindi è un piccolo edificio, sembra quasi una casa, però sono 2 appartamenti per piano. Un'altra cosa che c'è da dire riguardo agli appartamenti e queste cose qua è che loro considerano il piano terra come un piano abitabile. È orribile. Io ho vissuto 2 settimane, le prime 2 settimane in Canada, ho vissuto nel piano terra, quello che considerano il loro piano terra, che è praticamente sottosuolo. Suolo, era buio, le finestre tipo erano altissime ed erano piccolissime. Non lo consiglio a nessuno, però è vero che costano molto molto meno, quindi le persone che magari abitano in città enormi tipo Montreal, Toronto o anche Vancouver, probabilmente quegli appartamenti costano molto molto meno rispetto ad un appartamento normale. Noi qua siamo al primo piano, quindi non è che tipo siamo a un piano chissà che, siamo al primo piano, che è facilmente accessibile. Se qualcuno vuole entrarti in casa è molto 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 fattibile, perché cioè tu riesci da fuori a saltare sul mio balcone, però diciamo che qua in Canada è raro che la gente ti entri in casa e dopo ci ritorno. Quindi sì, il sottosuolo è considerato abitabile. Io non riesco a concepire questa cosa, non riesco ancora a concepirla, perché veramente è molto buio. Cioè io ho vissuto 2 settimane ed ero studente, quindi era terribile dover studiare in quelle condizioni. Già io ero pure cieca, quindi non vedevo niente. Cioè, poi ero arrivata pure in inverno con tutto il grigio fuori, e se nevica e c'è tanta tanta neve, le tue finestre rischiano di essere coperte dalla neve, quindi non lo consiglio a nessuno, onestamente, non lo consiglio. Capisco che sto parlando molto da privilegiata in questo momento, però vi giuro che le persone che abitano al sottosuolo sono i miei eroi della vita, perché io non ce la farei mai, ho bisogno di luce. Per ritornare al discorso di prima, dove dicevo che nessuno ti entra in casa, voglio raccontarvi un aneddoto. Ovvero, quando ero studente abitavo a Sherbrooke, abitavo appunto in questo edificio fatto di 3 appartamenti, c'era quello nel sottosuolo, primo piano e secondo piano. Noi eravamo in secondo piano, quindi tu per arrivare al secondo piano c'erano delle scale esterne, ma c'erano anche quelle interne. Quelle interne le usavamo veramente poco, quelle interne le usavo solo per scendere, per vedere se ho ricevuto qualcosa nella posta, cioè tutto qua, perché dall'esterno era molto più facile, molto più accessibile, facevi prima. In inverno però sono molto pericolose, quindi state molto attenti, perché sono tutte le scale sono fatte di ferro. Non ho ancora capito perché mi hanno fatto delle scale di metallo che col ghiaccio tipo scivoli, ti spacchi la testa, ma non importa, non importa. Quindi cosa voglio dire con questo punto? Il punto è che, sapete quando vedete nei film americani che la gente entra a caso e tutti dicono ma questi non chiudono mai la porta? Ecco, i canadesi vi giuro che non chiudono mai la porta. Ovviamente io vivevo in una città molto piccola, quindi era una città da studenti, una città un po' da vecchietti, quindi non c'era proprio tutta questa grande pericolosità in giro, però abitavo comunque vicino all'università, che era praticamente la zona più agglomerata della città, lo so, suona molto noioso come città, effettivamente era una città molto noiosa. Quindi magari qua a Montreal non lo fanno, soprattutto se sei magari in centro, se sei nelle zone un po' meno belle, perché Montreal è una città molto bella, ma ha delle zone un po' creepy. Però io vivevo con 3 coinquilini, avevamo tutti una stanza diversa, eravamo in doppio, robe simili, e avevamo la chiave della nostra stanza e la chiave della porta d'ingresso. Quello che io ero un po' sconvolta da questa cosa è che non chiudevamo mai la porta d'ingresso. Io quando partivo per andare a lezione Europa chiudevo sempre a chiave la mia porta della camera, e poi invece la porta della casa la chiudevo, ma ogni volta che io o uscivo o entravo era sempre sempre aperta. Quindi io ho vissuto per almeno un anno
con la porta sempre e sempre aperta e credo che lo facessero tantissimi in quelle città, quindi era una cosa normalissima, per loro non c'era niente di strano e io invece arrivando dall'Italia avevo un'altra concezione di boh, chiudere a chiave e niente, quindi non chiudevamo mai a chiave, chiudevamo solo la porta delle scale esterne che fa ridere perché la scala interna, scusate, la scala interna volevo dire, la scala interna aveva anche la porta giù che si chiudeva, quindi se qualcuno voleva entrare in casa tua effettivamente faceva prima ad andare per le scale esterne perché era la porta delle scale esterne che era sempre aperta. Però vi giuro che non sono mai entrati in casa nostra, nessuno è mai entrato, tutto è andato bene, però questa cosa mi ha sempre fatto molta ansia, però quello che io facevo di notte era chiudere a chiave la mia stanza e dormivo beata e tranquilla, cioè questa era l'unica cosa che potevo fare perché le mie coinquiline erano tipo vabbè, ma ok, vabbè, è giunta. Ogni casa canadese ha l'asciugatrice, lo so che tipo in Italia l'asciugatrice non ce l'hanno tutti perché comunque, parliamoci chiaro, l'asciugatrice anche dal punto di vista ambientale non è una cosa utile, non è una cosa che fa tanto tanto bene, già abbiamo le lavatrici che comunque consumano energia, consumano acqua, ma l'asciugatrice effettivamente non è necessaria. Però c'è da dire una cosa, in Italia, quando io vivevo in Italia, mia madre metteva sempre i vestiti fuori, aveva sempre il posto per metterli ad asciugarsi sullo stendino, però principalmente tutti i vestiti che tutte le lavatrici che io ho sempre fatto in Italia si asciugavano sempre fuori perché effettivamente in Italia abbiamo sempre bel tempo, pure in inverno ci sono comunque le belle giornate, quindi dici oggi faccio una lavatrice, cosa che qua in Canada purtroppo non succede perché abbiamo... tanto freddo, avevo tantissimi giorni di freddo e vi dico, abbiamo pure i fili fuori per attaccare i vestiti, ma qua in Canada non vedrete mai, dico, mai qualcuno stendere i panni fuori proprio perché abbiamo tanti mesi d'inverno, abbiamo tanti mesi di freddo e nessuno può asciugare effettivamente i vestiti tutti fuori. Quindi sì, tutti hanno l'asciugatrice per questo motivo, però io per esempio ce l'ho perché l'asciugatrice e la lavatrice la si compra sempre in coppia, come vi ho già detto in altri video io ho comprato tutte le cose usate in casa mia, quindi non ho mai comprato niente di nuovo e quindi ogni volta che tu compri usato, soprattutto se cerchi la lavatrice, ti diranno sempre che la vendono in coppia perché vogliono sbarazzarsi di tutte e due, proprio perché tutti hanno lavatrice e tutti hanno l'asciugatrice, è molto raro che qualcuno non abbia né asciugatrice né lavatrice. In Belgio invece succedeva molto spesso che la gente non avesse la lavatrice in casa e spero che le cose siano cambiate. Quindi l'asciugatrice io ce l'ho ma la uso veramente veramente poco. Uno, perché tantissimi dei miei vestiti non possono essere asciugati in asciugatrice, perché magari è lana o cose che non andrebbero messe in asciugatrice. Due, trovo che sia uno spreco di elettricità, onestamente, perché anche se fa freddo fuori, non dico che sto mettendo tutto fuori, tutti i panni, io comunque ho questa stanza che non viene utilizzata durante la notte, quindi non rischio di avere umidità, cose per i vestiti che si asciugano, quindi quello che io faccio, soprattutto in estate, quello che io faccio è aprire la finestra, mettere i vestiti qua stesi e se asciugano in un battiballino e in inverno semplicemente li lascio qua ad asciugarsi, anche là ci mettono veramente poco ad asciugarsi. Spesso uso l'asciugatrice magari per asciugare le asciugamani o le lenzuola del letto perché non ho tanti cambi, quindi se magari voglio cambiare il letto subito e non ho un altro cambio perché magari entrambi i cambi sono a lavare, uso l'asciugatrice, ma per il resto non la uso granché. Quindi sì, diciamo che trovo che in Italia chi ha l'asciugatrice è molto utile. Tipo quando hai dei bambini piccoli che devi sempre fare le lavatrici, in quel caso trovo che sia molto molto utile averla, ma per il resto c'è sempre così tanto bel tempo che è veramente inutile avere quell'elettrodomestico e oltretutto i vestiti che si asciugano all'aria durano molto di più rispetto a quelli che metti in asciugatrice. Un'altra cosa è il fatto che qua non esiste il gas, quindi tutte le cose sono a elettricità, il riscaldamento e soprattutto il piano cottura. A me il piano cottura col gas mi ha sempre fatto ansia e io non so, magari in Italia c'è gente che ha la piano cottura col gas e ci sono quelli che ce l'hanno con l'elettricità, io ce l'avevo col gas e a me questa cosa mi ha sempre fatto ansia, mi ha sempre messo un'ansia addosso pazzesca perché ogni volta pensavo, ho detto oddio ma ho chiuso il gas, oh mio Dio, è proprio una cosa che non mi piace perché c'è più rischio con il gas rispetto a quello all'elettricità, almeno credo. Quindi io amo tantissimo qua che tutto va a elettricità, non c'è il gas,
Questa cosa è bellissima, quindi noi abbiamo un piano cottura normalissimo che va a elettricità ed è una cosa molto molto bella. Un'altra cosa sono le bollette. Io ho già parlato di questa cosa in qualche video, non so quale video. Però ho già detto il fatto che qua l'acqua non si paga. Né al ristorante, quando andate al ristorante l'acqua non si paga. Quindi se volete semplicemente bere dell'acqua non pagherete mai l'acqua. E in casa, quindi l'acqua fredda non si paga. Se voi usate solo acqua, esclusivamente acqua fredda, non avrete mai una bolletta dell'acqua. Quello che si paga è l'acqua calda, però qua in Canada le uniche bollette che tu hai è l'elettricità. Quindi tu paghi solo l'elettricità e basta. E vabbè, internet, se cioè avete wifi, robe simili o il cavo, sto parlando di bollette essenziali. Quindi si paga l'elettricità che fa da acqua calda, da luce e da riscaldamento. Quindi durante l'inverno ovviamente la bolletta di elettricità è maggiore rispetto all'estate, che giustamente in estate usi magari solo l'acqua calda e usi la luce invece dell'inverno che usi il riscaldamento. Però vi dico comunque in generale la bolletta dell'elettricità non è mai così alta qua in Quebec, perché comunque qua in Quebec c'hanno Hydro-Québec che idroelettricità si chiama così in italiano, please help, non so la mia lingua. Questa cosa risulta essere molto 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 meno costosa, ecco perché, credo di averlo già detto, ma qua a Montreal ci sono le maggiori compagnie dei videogiochi, proprio perché l'elettricità costa veramente nulla, cioè proprio. Non so nelle altre province se per caso vivete in un'altra provincia del Canada, ma vi dico, io in estate pago forse $30 al mese per l'elettricità e in inverno paghiamo sui 60, dai 60 agli 80, dipende sempre da quanto effettivamente riscaldamento usiamo. Quindi sì, questa è una cosa molto bella. Un'altra cosa è che quando cercate affitto, io forse ho fatto un video sugli appartamenti, è il fatto che qua gli annunci degli appartamenti vengono annunciati con 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Infatti all'inizio quando cercavo casa era tutto molto confuso per me, cioè confusionario, perché non capivo cosa significasse. Cosa significa questi 2,5, 3,5? Se per caso avete cercato casa in Canada e vi siete trovati tipo... What? Significa semplicemente che 2,5, per esempio, l'appartamento ha due stanze totali, quindi praticamente un 2,5 è tipo una specie di studio. Per esempio il mio appartamento è un 4,5, che significa che ci sono due stanze da letto, il mezzo sta per il bagno, quindi se per caso ci sono più bagni viene specificato, ma il mezzo sta sempre per il bagno. E quindi se cercate un appartamento con due stanze dovete sempre cercare 4,5, perché questo effettivamente è il numero delle stanze che voi avete in casa, perché c'è cucina, soggiorno, le due stanze da letto e il bagno. Però principalmente il 4,5 sai subito che è un appartamento a due stanze, il 5,5 è un appartamento a tre stanze, il 6,5 è un appartamento a quattro stanze. E alle volte non sempre c'è il soggiorno, quindi bisogna un po' leggere le cose specifiche degli appartamenti. Infatti io adesso che dovrei trasferirmi non si sa quando, stavo cercando appunto gli appartamenti e siccome mi sono abituata molto con il sistema del Canada, trovavo molto confusionario adesso cercare appartamenti in Europa, perché non specificavano le cose, dicevano solo il numero di camere e io ero tipo sì, ma quante camere, quali sono le camere. Quindi effettivamente ho pensato che il sistema canadese funziona molto meglio, visto che il mio armadio è nel muro, quindi non è un mobile, è proprio nel muro. Qua in Canada infatti quasi nessuno, anzi forse nessuno possiede un armadio proprio mobile. Infatti credo che IKEA in Canada non faccia tanti soldi con gli armadi, a meno che non siano armadi tipo per i calzini, per l'intimo, robe simili, con i cassettini. Ma quasi nessuno compra armadi, perché anche l'armadio che io ho all'ingresso, quello dei giacconi, è un armadio dentro il muro, e anche qua è un armadio dentro il muro. Questa cosa la adoro tantissimo e so che in Europa non troverò una cosa simile, sono molto triste per il fatto che tu non hai uno spazio occupato, cioè lo spazio nel muro è già là, quindi tu non devi mettere un altro armadio dentro la stanza che ti occupa magari un altro spazio, perché comunque questa stanza per esempio è molto piccola, quindi se io mettessi pure un armadio qua dentro non ci avrei veramente più spazio per fare nient'altro. E quindi questa cosa la adoro tantissimo, tantissimo, e quindi la mia futura casa io spero che abbia un armadio dentro il muro. Bene, io credo di poter finire questo video qua, perché credo di aver blatterato veramente un sacco. Infatti mi sta andando via la voce. Quando la voce sta andando via significa che ho parlato troppo. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete altre curiosità sul Canada, perché posso fare altri video sul Canada. E niente, noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!